Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro ultimo appuntamento settimanale. Stavo mettendo l'audio doppio. Ci ritroviamo qui nel nostro venerdì, il solito venerdì, oserei dire, alle 18, perché sapete che adesso gli appuntamenti live sono diventati tre, sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dei quali lunedì e venerdì ore 18, mercoledì ore 21, e quindi insomma abbiamo più occasioni per ritrovarci, per farci domande e per analizzare tutti insieme i grafici. Vi incentivo sempre a essere sul pezzo, essere pronti ad avere tante domande, tante cose da dire, perché il bello di queste dirette è proprio la partecipazione reciproca, lo scambio di opinioni, lo scambio di idee e soprattutto è la vostra occasione per chiedermi qualsiasi cosa e io risponderò. Andiamo a vedere come al solito due cose in parallelo, un po' di notizie, novità, cose interessanti e ovviamente i grafici, che sono la cosa che più ci preme. Noi malati di grafici dobbiamo sempre seguirli, sempre essere sul pezzo, anche perché oggi Bitcoin, cioè ieri in realtà, ha avuto un bel colpo di reni superando anche l'ultimo pool di offerta. Oggi è lì che lateralizza, non si capisce se vuole sancire il falso breakout o vuole dare un'altra botta to the moon. Nel frattempo Ethereum, che è l'altra posizione che avevo in pending, mi è scattata una parte in realtà, tra poco andiamo a vedere bene anche questo. In ogni caso appunto ci aggiorniamo sul mercato, condivido le mie posizioni, vi dico come la vedo e come ho intenzione di comportarvi. Inoltre si farmano shitcoin e quindi ogni 5 minuti di live che guardate sono due shitcoin. Per chi ci sta guardando su YouTube, dopo io ovviamente riposto sempre questi live su YouTube, questa è una diretta. Ogni tanto c'è qualcuno che mi commenta: sì, ma vai al sodo, sì, ma parli troppo. Ragazzi, questa è una diretta intesa proprio che è andata in onda, dove voi parlavate a me, io parlavo a voi, la sto ripostando su YouTube, c'è il minutaggio in descrizione, quindi se volete saltare direttamente a un argomento lo trovate lì. E vi incentiverei anche a partecipare la prossima volta, quindi lunedì, mercoledì e venerdì su Twitch siateci, trovate il link sempre in descrizione. Adesso io parto subito a leggere le vostre domande, perché vi ho promesso che non li faccio più troppo lunghi, quindi inizio con le vostre domande, poi andiamo a vedere un po' di grafici, saltiamo un po' di qua, un po' di là, poi dietro vedete già le tabs con qualche argomento del giorno. Buonasera a tutti, ciao ciao, buonasera a tutti, eccoci, ciao a tutti, buonasera, ciao grandissimo, eccoci, buonasera a tutti, ciao Luca, buonasera, ritracciamo sì o no? Io dico di, non lo so, non voglio dire niente perché poi ve la gufo, io spero di sì, lo sapete che io sono parteggio per i ritracciamenti, però c'è Bitcoin che ogni volta che dico ritracciamo, Bitcoin mi fa un dito medio gigantesco a forma di candela verde, quindi lui parte in quinta e fa un'altra leg up. Io cerco sempre di continuare a seguirlo per aspettare appunto un momento in cui ritraccia un po', ma non, cioè quando parte lui parte sul serio. In ogni caso io non mi faccio prendere dalla fretta, sapete che non è da me. Buonasera gasatissimi, grande, ciao a tutti, eccoci, era bello mercoledì da casa, si torna live in macchina alle 18. Non ti preoccupare che l'appuntamento del mercoledì c'è sempre e magari, non lo so, potremmo vedere se vedo che tre live sono troppi oggettivamente, magari a partire dal prossimo mese ne facciamo uno alle 18, uno alle 21, insomma ci organizziamo, tirerò un po' di somme. Hola, ma ciao VeChain Holder, ben ritrovato, ciao a tutti, ciao. 20k per Natale, dici che ci fa sto regalino il nostro amico Bitcoin, Babbo Natale ce lo porta 20k, chi lo sa. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, prima live su Twitch, registrato con Prime, grande Luca, io ti ringrazio di cuore sia per la registrazione su Prime, sul quale vi potete abbonare, se avete Amazon Prime potete abbonarvi al mio canale a costo zero, ogni mese dovete rinnovarlo, vi ricordo, ed è una piccola donazione nei miei confronti, e soprattutto benvenuto in diretta, spero che ti piacerà, che ti troverai bene e che si ripeterà in futuro la tua presenza. Buonasera Luca e un ciao a tutti, ciao, pool di offerta uguale supporto, esatto, in realtà non mi si è aggiornato il grafico, non so se avete visto il mio post di stamattina su Telegram, io in realtà avevo scritto pool di offerta due punti, convertito a domanda, e adesso facciamo che lo riscrivo, mannaggia, mi dimentico sempre di tac, mi dimentico sempre di fare salva sui grafici, perché effettivamente
sinceramente questo pool di offerta sembra essere stato completamente assorbito per il momento, però non bisogna cantare vittoria troppo presto. Ah, ecco perché non c'è il salvataggio automatico, mettiamolo. Non bisogna cantare vittoria troppo presto, perché effettivamente siamo solo una candela di distanza dal breakout, quindi tutto potrebbe accadere. Siamo in una situazione abbastanza estesa, pertanto mi aspetto che ci siano parecchi long aperti, e quando ci sono tanti long aperti basta un momento di svendita che se ne chiudono a catena, quindi c'è un po' di tensione, insomma. Vediamo un po' come andrà, tra poco ne parliamo meglio. Luca, avendo 6K da investire in BTC, aspetteresti un po' di dump? Guarda, sapete benissimo che cosa dico in queste situazioni, ovvero innanzitutto che non do consigli finanziari e non dico cosa dovete fare, come dovete investire. Vi dico quello che farei io se fossi una persona che vuole iniziare a investire un po' in Bitcoin. Le regole sono sempre quelle, ovvero capire se voglio fare investimento o se voglio fare trading, e il trading lo devo fare solo se sono capace di farlo, non ci si improvvisa trader o ci si brucia i soldi in mano. Se voglio investire, un bel rilassatissimo piano di accumulo, perché esporsi tutto in una botta a un singolo prezzo è un rischio abbastanza importante, e quindi non c'è niente di meglio che frazionare gli ingressi in più parti in maniera periodica. Con, se tu hai 6.000, supponiamo, dividilo per 24 e fraziona in 2 anni questo ingresso. Sei rilassatissimo, hai un piano d'accumulo, hai investito in Bitcoin, ce l'avrai come parte del tuo portafoglio investimenti, e soprattutto non ti preoccupi del prezzo, che è una cosa importantissima soprattutto per la salute mentale. Luca, cosa vuol dire un rendimento negativo su Binance Liquid Swap e Urboost? Dunque, un rendimento negativo vuol dire che effettivamente non guadagni ma perdi, suppongo. Può essere dato da svariate cose il rendimento negativo. In primis, visto che tu mi hai citato Euroboost, potrebbe essere dovuto alla fluttuazione del cambio euro-dollaro, che potrebbe causare la cosiddetta impermanent loss nei pool di liquidità. In sostanza, quando i due asset che sono dentro al pool variano in maniera importante l'uno sull'altro, causano una piccola impermanent loss. E inoltre dipende il liquid swap ha un rendimento molto volatile e fortemente dipendente dalla liquidità e dalla domanda per quella liquidità, quindi può cambiare. Se la liquidità è alta, la domanda è bassa e la coppia è volatile, si può arrivare addirittura a un rendimento negativo. Dove siamo? Eccoci qua. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Ma ciao Giuseppe, ben ritrovato a te. Ma su altri time frame, formazione wedge, quindi probabile vada a prendere le tue zone. Allora guarda, sai che non ci ho guardato alla formazione wedge, però mi ha incuriosito sulle 4 ore. Dunque dovrebbe essere una cosa di questo tipo, presumo, un rising wedge, chi lo sa. È vero, effettivamente sembra così, però insomma c'è da capire perché è tutto molto in forse, e tra poco lo vediamo, dai, perché altrimenti inizio a fare l'analisi del grafico in anticipo e poi mi faccio prendere la mano. No, lo vediamo tra poco. Allora, così fate anche in tempo ad entrare tutti quanti, perché so che l'analisi del grafico è quella che interessa un po' di più tutti voi, ecco. Ciao Luca, sono sempre stato un fan del team di The Sandbox e credo sia un gran progetto, però ieri non mi sono piaciuti. Sicuramente avrei saputo cosa è successo. Sì, ok, ci sta un problema una volta, però se dici che è tutto a posto e fai ripartire la pre-sale, deve funzionare. Non può bloccarsi di nuovo, con metà delle persone che hanno comprato quasi tutto e metà che non sono state in grado di comprare perché venivano automaticamente scollegate. Francamente sono un po' deluso, mia modesta opinione. E io riporto la tua opinione, perché effettivamente ieri c'è stato un po' di dissenso sull'accaduto. A tal proposito mi ero preparato anche la notizia, questo è l'annuncio pubblicato dal team di The Sandbox oggi. Per chi non lo sapesse, ieri c'è stata la pre-sale 4.3 dove c'è stata una domanda molto alta, imprevista secondo quello che ha detto il team, e in sostanza in pochissimi sono riusciti ad accaparrarsi le land. C'è stato un po' di inequità, è vero, cioè in pochi sono riusciti a comprare tanto e molti che erano lì, che hanno provato, non sono riusciti ad acquistare. E
In sostanza, vabbè, qui c'è tutto il dettaglio tecnico, se vi interessa vi lascio anche il link, ve lo condivido qui nella chat di Twitch, così ve lo potete leggere. E in sostanza, vabbè, qui spiega, ripeto, tutti i dettagli tecnici del problema, e quello che dicono è che adesso sono rimaste ancora il 52% di land da vendere e ci saranno nelle prossime vendite delle modalità diverse. E addirittura dicono che il ricavato della vendita di ieri sarà investito in quei fondi comuni della community che sono finalizzati a supportare i creator, il Game Maker Fund, quello di cui avevamo parlato, che in sostanza premia con un premio appunto in denaro coloro che propongono giochi, creano giochi con gli editor, e li metteranno nei prize pools che verranno distribuiti ai giocatori che giocheranno i giochi. Insomma, cercheranno di utilizzarli per il crescere della community. Questo è un po' quello che hanno detto loro, e poi cercheranno di fare, ripeto, una diversa metodologia di acquisto, di partecipazione all'acquisto delle land, che non è semplicemente una zuffata che chi prende prende, ma magari con dei metodi, avevo letto tipo il lottery ticket un po' alla launchpad di Binance, o qualche metodo un po' più fair, insomma, perché effettivamente ieri non è che sia andata molto bene. Questo quindi è il primo argomento di oggi, e grazie Filo per la tua opinione che effettivamente è condivisibile. Buonasera, ciao Luke, conosci The Bank? No, non lo conosco, di che cosa si tratta? Io lo cerco in diretta, lo sapete. DeFi Wallet, Track Your DeFi Portfolio, cos'è, tipo uno ZapperFi più o meno, una cosa del genere? Secondo me sì. Mi sembra una specie di ZapperFi, non lo conosco però, lo approfondirò perché mi piacciono queste cose. Buonasera a tutti, ciao secondo live di fila, grande Marco, bentornato allora. Buonasera Luca, da 2 giorni sono infognato su Axie Infinity, io ci volevo giocare anche oggi, ma oggi alla fine non ho avuto tempo perché tra l'altro ho passato praticamente metà giornata a preparare, facendolo il meglio possibile, un video che mi chiedete da secoli, ovvero la recensione della mitica, tada, la crypto.com. Questa è la mia leggendaria Barbon Blu, guardatela bene la Barbon Blu perché è un pezzo da 90. E no, scherzi a parte, ho fatto una recensione un po' fatta bene della carta di crypto.com, per quanto mi riguarda l'utilizzo, come mi sono trovato io, e basta. Quindi questo è quello che ho fatto oggi, non sono riuscito a giochicchiare ad Axie Infinity, anche perché quando poi faccio il live la sera cerco di staccare almeno 2-3 ore durante il pomeriggio, perché altrimenti faccio una maratona dalle 8 del mattino alle 9 di sera di cripto, no, divento completamente pazzo, e poi diventa peggio di quando facevo 2 lavori. Dunque, dove siamo finiti? Tentiamo il live mentre rincasiamo in auto, grande, altri che mi seguono dalla macchina. Ma come fate voi? Ascoltate solo l'audio o vedete anche il video da qualche parte? Vi attaccate lo smartphone da qualche parte? Perché sono curioso. Ciao Luke, pensi che il 17 novembre, quando finirà il farming di Uni e quel miliardo di Ether bloccati sui vari pool di Uniswap sarà rimesso in libertà, possa portare ad una grande volatilità su Ethereum? Guarda, non ci ho mai pensato a Ethereum, io ho pensato al discorso di Uni, cioè al prezzo di Uni che vedrà molto meno selling pressure su di sé. Ne avevo parlato anche nello scorso live, ma lo cito un attimino, cioè in maniera volante, anche adesso. In sostanza, a partire dal 17, giusto? Sì, terminerà il programma di liquidity mining su Uniswap, ovvero non si farmeranno più i token Uni partecipando a quei 4 pool che adesso li fanno farmare. Quei 4 pool quei 4 pool contengono praticamente il 70% della liquidità di Uniswap, e molti effettivamente contengono Ether. Quindi la domanda è lecita, perché magari molti diranno: io non sto più a partecipare a questo pool perché non si farma, non ha senso, e allora uno magari si sgancia, tira via gli Ether e magari li vende, magari li holda, magari li mette su Ethereum 2.0, chi lo sa. Tra l'altro oggi non ho neanche guardato a che punto è, adesso magari poi ci vado a dare un occhio. Però il discorso che volevo fare io invece è quello che Uni non avrà più la selling pressure data dal farming.
farming, ovvero il fatto che adesso molti appunto danno liquidità per farmare uni e lo vendono in maniera istantanea per realizzare profitto. Questo non ci sarà più perché senza appunto il farming ci saranno meno persone che vendono. Poi ad esempio TokenSets o altre piattaforme automatizzano questo processo di vendita e quindi creano una costante selling pressure, ma di milioni al giorno, non parlo di poco. Comunque Ethereum 2.0 è a 62.000 Ether, siamo un po' indietro considerando che oggi è il 13, mancano 17 giorni e poi 17, 30 giorni a novembre e poi dovrebbe partire il 2.0. Mi sa che non partirà, se devo fare una scommessa, non lo so. Strano che su FTX non abbiano ancora lanciato la scommessa parte Ethereum 2.0, non parte Ethereum 2.0, da loro me lo aspettavo. Se poi decidi di fare qualche live provando qualche gioco, ti consiglio Token Fighter, è un po' una cavolata, sembra tipo un videogioco da sala giochi primi anni 2000, bellissimo allora, però puoi combattere con Sam, CZ, Crony, eccetera, che costano qualche Ether su OpenSea. Figata, però qualche Ether, cioè adesso calma un attimo, non è che proprio dobbiamo lanciarli così. Buonasera Luca, allora Luca, come sono questi primi giorni da libero professionista? Guarda, sono un po' strani perché la giornata è molto diversa, mi trovo che appunto devo organizzarmi, devo avere focus per fare bene le cose e soprattutto l'avere così tanto tempo paradossalmente a volte mi destabilizza, perché prima ero abituato a riempire ogni singolo minuto, perché fai una cosa, torni, fai l'altra, ti alleni e questo e quello. Adesso invece mi fa quasi strano il poter dire mi riposo un'ora, è una cosa che prima non è assurda, però mi piace, mi gasa veramente tanto. Quando finisce la quarantena facciamo festa a Piacenza e vogliamo un tuo DJ set per festeggiare e conoscerci. Non me lo dovete dire due volte, io ce l'ho giù in cantina, ho la console, io la tiro fuori e poi vola via tutto, vi dico solo quello. Buonasera, ciaone, ciao Luke, buonasera a tutti. Ma cos'è successo di preciso a Celsius? Oddio, non lo so, perché è dampato o è pompato? No, ma niente di che. Cos'è successo? Boh, non lo so, ma è successo qualcosa che voi sappiate? Di notizie non ne ho lette, quindi non ti saprei rispondere. Allora, buonasera Luca, in vista della chiusura di Binance Jersey ho dovuto bonificarmi parte del capitale rimasto in euro su conto corrente. Ai fini fiscali devo tenerne traccia e denunciarlo in qualche modo nella dichiarazione del prossimo anno? Guarda, teoricamente la risposta è dipende, cioè senza teoricamente, dipende da il fatto, cioè se tu hai realizzato una plusvalenza allora sì, cioè tra il bonifico in ingresso e il bonifico in uscita, cioè da qua a Binance Jersey e in uscita da Binance Jersey, altrimenti no, perché se tu non hai realizzato plusvalenza non c'è nessun reddito da dichiarare. Ovviamente anche lì sul dichiarare dipende dalla quantità, cioè se parliamo di 100 euro adesso non vale neanche la pena diventare matti, qui lo dico e qui lo nego, di dichiarare non dichiarare per pagare quell'un euro di 0, euro di plusvalenza, però insomma bisogna sempre ragionarci. La risposta corretta è sì, bisogna dichiarare la plusvalenza. Solo io sento puzza di bolla, io spero ritracci, guarda siamo in due che speriamo che ritracci. Bolla ti dico, non ancora, perché fortunatamente per come ci siamo andati adesso non è in bolla, rischia, perché se adesso fa un'altra leg up verticale che va a sfondare i massimi e tutto quanto, io già mi vedo venire che abbiamo un altro anno poi di bear market da subire. Buonasera Luca, ti faccio troppi complimenti per il video della tua storia, ti stimo tantissimo e ti seguo come se fossi un vero fratello, più piccolo però. Io ti ringrazio davvero tanto, ho voluto condividere con voi questo, insomma, questa un po' la mia storia in breve, lavorativa, e perché mi piace un po' l'idea della condivisione con voi, che ormai appunto è come se fossimo un gruppo di amici quasi, e poi anche per sfatare un po' di luoghi comuni, non vorrei che si pensi certe cose, e soprattutto per, non lo so, è un semplice racconto che mi andava di fare visto questo grosso cambiamento che c'è stato, e spero che l'abbiate apprezzato, anche se mi sembra di sì perché in tanti mi avete scritto e mi ha fatto davvero piacere, credetemi.
Ciao Luke, ma le shitcoin sono i punti canale? Non credo perché ne ho più di 7800. Dal telefono dove si vedono? Ammazza. No, in realtà si dovrebbero vedere cliccando il simbolino in basso a destra. Ecco, infatti, ti ha già risposto un amico della community dicendo che tu metti il puntatore sul mio logo in basso a destra, sul player video, ci clicchi sopra e dovresti vedere il numero di shitcoin, che io ad esempio ne ho 112. Ammazza quante. Gentilmente più tardi daresti un'occhiata da Ave, che sta andando discretamente bene? Certo che sì, ma guarda, ce la do subito l'occhiata, ti dirò di più. Dunque, Ave adesso si chiama Ave, giusto? Io non l'ho più seguito, purtroppo. Sta andando bene, sì, però con riserve, perché attenzione, oddio. Partiamo dal settimanale, facciamo così. Quando ci sono dubbi si parte dal settimanale. Andiamo a cercare i supporti principali. Io vedo questo bel cluster, poi io vedo dov'è la linea, tac, vabbè, abbiamo il massimo assoluto, poi abbiamo questo massimo abbastanza strong e poi abbiamo un clusterino di mezzo qua, tac, di offerta per ora sul settimanale. Adesso possiamo andare al giornaliero a zoomare un attimino e vedere un po' come ci stiamo comportando. Allora, sul giornaliero vedo che stiamo approcciando in effetti una prima zona di resistenza, che è quella più importante, quella 0,003824. Guardo Aave Bitcoin, non Aave dollaro. Questa zona è importante perché l'abbiamo vista sul settimanale, ma anche sul giornaliero si conferma qua e anche qua, tra l'altro. Poi è stata ritestata qui prima di andarci a finire sotto con bearish retest a seguire. Abbiamo un falso breakout qua, quindi in sostanza adesso c'è un pool di liquidità in offerta da vincere. Però mi sta piacendo questo profilo di volumi. Il fatto che, adesso proviamo a vederlo anche così magari, il fatto che qua sembra esserci stato un incremento notevole di volumi, quindi una spinta da non sottovalutare. Vedete, durante la discesa volumi a calare e poi adesso uno spike improvviso di volumi. Questo è abbastanza bullish come segno. E la conferma sarebbe il fatto che ci andiamo a riprendere questo pool di offerta. È un pool di offerta nato dal falso breakout, cioè vedete qua in sostanza abbiamo rotto il 3824 e poi subito dopo, però con un engulfing bearish, tra l'altro il giorno dopo anche un bearish retest addirittura, l'abbiamo perso, quindi c'è notevole offerta da queste parti, per dirla in maniera semplice. Tuttavia oggi è bella questa reazione, perché tra l'altro qua c'è anche un supportino di breve, volendo abbiamo dato un'altra botta rialzista che sembra voler chiudere bene, perché se iniziamo a chiudere sopra i 3824 inizia ad essere un segno veramente bello, soprattutto se i giorni seguenti dovessimo avere una ripresa di questo pool di liquidità in offerta, quindi sopra i 4500 diciamo, e anche un pelino sopra, andare a chiudere qualche candelina qui, allora poi si aprono le porte volendo all'entry sul retest dell'intera zona che si trova qua. È vero, un po' complicata come posizione, ciò che l'ha resa complicata è stato proprio il falso breakout che ha messo un po' i bastoni tra le ruote, no, questo lo volevo, ha messo un po' i bastoni tra le ruote andando ad ampliare la zona di resistenza, però nonostante questo come situazione non è affatto male, perché il reclaim di un livello come questo sarebbe abbastanza importante, altrimenti possiamo andare a valutare sul time frame settimanale, ovvero se rimaniamo in dubbio, quindi se magari non riconquistiamo esattamente il pool di liquidità ma comunque chiudiamo abbastanza bene, possiamo andare a traslare l'analisi sul time frame settimanale dicendo che in questo caso il pool di liquidità in offerta, vedete, è questo. Quindi sarebbe bello vedere una chiusura quantomeno settimanale, in sto caso, superiore a 4200 da queste parti. E allora si apre di nuovo la possibilità di entry sul retest, in primis del pool stesso, che ovviamente più ci chiudiamo lontano e meglio è, e in seconda battuta di questa zona 3212-3824 che si trova appena sotto, che ha poca significatività sul settimanale, ma visto che la price action vale sempre la pena vederla sul low time frame, potrebbe invece diventare interessante sul time frame daily, ok? Questo qua è.
E questo è un po' a ave, mi sta piacendo anche a me, dai, tutto sommato. Allora, dove siamo arrivati? Eccoci qua. Ciao Luca, quella cosa che hai fatto dei 3 ordini di acquisto equidistanti su Ether spalmati su tutto il supporto, lo fai spesso? Quando consigli di farlo? In che condizioni? Allora, te lo dico subito, guarda. Allora, intanto andiamo su Ether, così contestualizziamo la cosa. Ether Bitcoin. In sostanza, avevo innanzitutto individuato il setup e in seconda battuta avevo poi identificato l'entry area come una zona e non un livello esatto. Che cos'è che mi porta a fare questo? Allora, ti dico, dipende da come si gestisce il trade, perché in questo caso la zona, tutta questa zona verde, l'avevo identificata innanzitutto sul time frame settimanale, come puoi vedere, ok? Parte da 0.0276, questo livello qui, e culmina a 285, quest'altro livello qui. Come mai proprio lì? Perché se tu vedi questo top molto puntiforme, che genera quindi una resistenza importante, un livello chiave importante, ha una shadow sopra, che in sostanza va a delimitare un pool di liquidità, ok? Io di solito vado a utilizzare proprio i pool di liquidità anziché i livelli esatti, ok? Questo per avere una maggior probabilità di entry e soprattutto per avere una miglior distribuzione del prezzo medio di carico, perché altrimenti avrei potuto dire ok, entro completamente a 0.0285, che è il top, è vero, però se poi va a ritracciare di più, o peggio ancora, se mi va in stop loss, scusate, se va a ritracciare di più mi perdo degli eventuali entry, e a prescindere che ritracci di più oppure no, il profilo rischio rendimento è peggiore, perché lo stop loss comunque è fissato a parte, non dipende dall'entry, e quindi avrei uno stop loss più lontano e quindi mi va appunto a peggiorare il rischio rendimento. Al contrario, andando a prendere l'intero pool di liquidità come entry area, vado a distribuire su 3 livelli equidistanti l'ingresso, e pertanto se ovviamente pizzica e basta, come sta facendo adesso, se adesso dovesse ripartire e pompare, vorrebbe dire che alla fine sono entrato soltanto al livello top con un size minore, quindi tutto sommato è andata peggio che entrare completamente al livello stesso. Al contrario però, negli altri casi, ovvero di ritracciamento un po' più profondo, di ritracciamento fino a metà o di stop loss, in realtà non cambia niente perché il rischio è sempre quello, alla fine avrei una situazione più vantaggiosa, perché mi troverei con un trade che ha un prezzo di carico minore, ok, e di conseguenza un rischio rendimento maggiore perché lo stop loss è più vicino. Questo ovviamente dipende da quello che dice il grafico, perché non è che li inventi i pool di liquidità, se c'è bene, se non c'è non ha assolutamente senso. Ad esempio, se qua la shadow fosse stata inesistente e avessimo avuto, che ne so, un pool solo in questa area qui, per capirci, allora non ha senso stare a dividere in 1000 entry in 1000 livelli l'entry. Ha senso magari metterne uno, alla peggio metterne 2, ma già metterne 2 capite che ha poco senso, perché mediare con una distanza di questo tipo non ti cambia praticamente nulla. Quindi dipende dall'ampiezza del pool di liquidità, più è ampio e più magari ti viene voglia di inserire diversi entry graduali, e dal fatto se c'è oppure no il pool di liquidità, perché se c'è semplicemente una chiusura di candela e un rifiuto subito dopo, io utilizzo quel livello lì per andare a posizionare un singolo entry. Poi il discorso dell'equidistante è una scelta mia, perché alla fine mi sembra corretto al fine della distribuzione del trade. Volendo si può addirittura fare con i 3 entry equidistanti, fare un peso crescente, quindi più scende e più il size aumenta, anziché fare R mezzi, si potrebbe fare, che ne so, R terzi, e qua mettere R mezzi, non lo so, una cosa di questo tipo. Dipende anche lì dal profilo che si vuole dare al trade, lì è tutto veramente a, non lo so, in base alle proprie preferenze. Hai visto che adesso sul launchpad di Binance si fa staking di Ether? Sai che non l'ho visto? Oggi veramente sono rimasto fuori dal mondo abbastanza. Cioè, stamattina ho guardato un po' di cose così, ma anche questa è una assoluta novità. Ci vado a vedere subito perché mi hai incuriosito assai. Allora, Binance Earn, andiamo a vedere un po'.
Dov'è? Ah no, il launchpad, mi hai detto. Ho il launch pool. Andiamo a vedere. Si fa staking di Ether. Ah, ma perché c'è quello nuovo. Sì, no, allora l'avevo visto. Quello, il nuovo, la nuova farmata. Sì. Quello sì. E in effetti è una bella... ci stavo pensando per quello, perché inizierà poi più avanti il farming, e adesso devo decidere se farlo oppure no, perché mi tenta parecchio. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ve lo condivido subito, che è interessante. Allora, sostanzialmente c'è questo nuovo progetto sul Launchpool, che penso che sia ancora Launchpool, si chiami, non so, ormai non capisco più niente con sti nomi, per farmare questo UNFI, che è Unify Protocol, e in sostanza puoi farlo con Boost, con BNB e anche con Ether, e quindi questo è un game changer, perché per la prima volta c'è una nuova opportunità di mettere a rendita gli Ether. E allora la domanda è: conviene oppure no? Qua c'è una gran bella domanda alla quale sto riflettendo e vi darò la risposta all'inizio della prossima settimana, anche perché comunque il farming non è ancora iniziato. Allora, niente, torniamo sul grafico e torniamo da voi. Dove siamo? Ciao Luca, sembra che il mondo cripto abbia la sua trinità, senza essere blasfemo. Cosa ne pensi del progetto PolkaSwap e i suoi token correlati? Oddio, sai che non lo conosco davvero. Proprio no. Luca, domanda su carte cashback. Volendo massimo investire 2.000 euro per la coin da holdare, quale consiglieresti? Guarda, io adesso, la prossima settimana arriverà la recensione della crypto.com. Io al momento attuale, per il discorso carta, mi sento di dire che la crypto.com è quella sulla quale mi sono trovato meglio. La Binance Card fisica non è ancora arrivata, però ad esempio la Binance Card virtuale ha qualche giochettino, tipo che per spendere gli euro hai comunque la commissione. Insomma, non lo so, non ci sono alcune cose che non mi sono piaciute granché, mentre la crypto.com è quella con la quale al momento mi sono trovato veramente meglio. Zero fee in assoluto, cashback immediato, cashback anche sugli acquisti online. Insomma, c'è forse io ti direi, a sto punto fai la Jade della crypto.com, che è quella che ho fatto anch'io, e penso che, cioè, ora mi sto trovando bene, ho la mia Barbon Blue però già upgradata con le cose della Jade, e non vedo l'ora che mi arrivi l'altra. Però io ti dico, secondo me come carta al momento è quella che è un po' migliore. Domandone a lungo termine: se BTC avrà un valore astronomico tra 2-5 anni, potrebbero i governi principali del mondo sparpagliare grosse mining farm in tante nazioni per mantenere il minimo controllo sull'emissione di nuovi BTC nel tempo, visto che ovviamente centralizzando il tutto fallirebbe tutto il progetto e ci perderebbero tutti, quindi nessuno lo farebbe? Aiuto, mi sono perso. No, in sostanza la domanda è questa: supponendo che Bitcoin aumenti molto di valore, i governi, per controllarlo di più e per disincentivarlo, non potrebbero centralizzare le mining farm? Allora bisogna fare un'analisi un po' rischio rendimento anche lì, perché comunque che costo ha fare una cosa di questo tipo? Cioè, a un governo converrebbe di fatto andare a spendere un capitale così grande e in energia e in cash proprio per andare a ostacolare Bitcoin? Ma perché poi ostacolare Bitcoin? Cioè, io credo che è una cosa più furba da parte dei governi, da parte delle banche, da parte delle istituzioni, cercare di entrarci dentro, di farlo proprio in qualche modo, di sposare la sua filosofia, giocare alle sue regole, farsi furbi, perché così ci guadagni. Altrimenti a ostacolarlo, facendo anche dei numeri del genere, va a finire che perdi solo soldi e tempo e magari anche consenso pubblico. Quindi io credo che non convenga nemmeno che meno a loro fare un lavoro di questo tipo. Ciao Luca, grande, continua così, i tuoi video sono sempre utilissimi, grazie mille. Ciao Luca, che fortuna averti conosciuto sul podcast di Andrea Venturelli. Ma dai, se mi guardi indietro mi stupisco di quanto ho appreso grazie al tuo prezioso lavoro. Guarda, mi fa piacere che mi hai trovato lì e non me l'aspettavo. È stato così, è stata una cosa che avevamo improvvisato, tra l'altro divertente, e ti ringrazio molto per le tue parole.
Ciao Luca, complimenti per tutto quello che fai per noi. Avrei una domanda da farti riguardo a Poe, che è stata delistata su Binance. Visto che avevo una posizione aperta, come potrei recuperarla? L'ho persa definitivamente così. Dunque, secondo me, che dire, ma l'hanno fatta sparire e basta? Dovrebbero, di solito quando delistano una coin, ce l'hai comunque nel wallet e poi puoi trasferirla fuori e venderla altrove. Il metodo del click day è iniquo per definizione, hai voglia, vedi PlayStation 5, che non so se qualcuno di voi è riuscito a prenderla, il sottoscritto no. Ciao a tutti, ho letto le news su PayPal, quanto pensiate possa impattare sul mercato cripto? Bravo Crypto Squalo, perché era un'altra cosa di cui volevo parlare. Siamo a 35 minuti, ok, siamo in time. Allora, PayPal, io in realtà qui non ho niente se non le fees, giusto per darvi, fare l'uccellaccio del malaugurio, farvi vedere quante sono le fees per acquistare Bitcoin su PayPal. No, in ogni caso è una bella notizia, questo non c'è ombra di dubbio. È una bella notizia non perché io domani inizierò a acquistare le cripto su PayPal, primo perché adesso è solo in America, secondo perché anche se fosse qui io non lo farei nemmeno sotto tortura su PayPal, perché è una soluzione custodial, è una soluzione sintetica, nel senso che non è un wallet PayPal, tu non è che depositi Bitcoin su PayPal né li puoi prelevare, è un po' come per capirci su, come si chiama, Revolut, che ha la possibilità di acquistare e vendere Bitcoin internamente a Revolut. Però il fatto è che appunto non è molto limitata come cosa, ok? Sì, è un metodo per esporti su Bitcoin, però appunto senza poterli gestire e basta, è come acquistare un prodotto derivato, per dire. E quindi questo è il motivo per cui fondamentalmente non lo userei mai. Il secondo motivo è questo, cioè le fees gastronomiche, oserei dire, che per livelli bassi di acquisto, volumi bassi di acquisto, sono superiori al 2% alla Coinbase maniera. Insomma, e poi ecco l'ultima cosa, invece le cose positive, veniamo a quelle positive: la pubblicità, perché tutti i media ne hanno parlato e Bitcoin ha avuto i riflettori addosso, finalmente ha visto come qualcosa di più legittimo. Ah beh, ma ce l'ha anche PayPal, no, quelle cose lì. E in seconda battuta, inoltre, PayPal è convenzionato con Paxos, che attraverso il suo exchange che si chiama Itbit permette appunto ai clienti di PayPal di acquistare e vendere le cripto. Paxos è regolamentato dal Dipartimento Finanziario di New York. La legge di New York prevede che per erogare prodotti di questo tipo tu devi possedere il sottostante. Questo vuol dire che Paxos deve acquistare e detenere nel suo vault i Bitcoin che vende su PayPal. Quindi in sostanza, se domani si svegliano un po' di persone e comprano 100.000 Bitcoin, Paxos deve comprare e detenere i 100.000 Bitcoin. Non può soltanto impegnarsi a dare, quando nel momento in cui li vendono, soltanto il controvalore, cioè deve esserci la collateralizzazione fisica, e questo è bene. E poi ovviamente c'è tutto il discorso pubblicitario. Io adesso non è che farei così tanta leva sul fatto di PayPal, anche perché non so, sinceramente non so che volumi aspettarmi. Al momento mi pare che non siano esageratamente alti. Avevo guardato oggi, l'avevo anche condiviso su Telegram, i volumi di Itbit. Aspettate che li vado a vedere, in media tra i 10 e i 20 milioni al giorno attuali, quindi sì, non parliamo di volumi esageratamente alti. C'è da dire che adesso è ancora limitato agli Stati Uniti, non c'è più la waitlist, quindi adesso tutti i clienti possono acquistare PayPal. Sarà curioso vedere nei prossimi giorni come andrà avanti il grafico appunto dei volumi mossi da Itbit. Se volete sapere dove lo potete trovare, non mi ricordo, vi lascerò però il link, lo prometto, magari ve lo condivido su Telegram. Bene, questo era per quanto riguarda PayPal, insomma. Poi avevo visto anche questo tweet di Kiyosaki, che cioè a me, boh, non lo so, non riesco a capirlo sto personaggio, che continua a shillare Bitcoin. Cioè, da un lato ha ragione, però forse è un po' esagerato, continua a dire che l'argento adesso è economico, comprare l'argento, comprare l'oro, comprare Bitcoin, il dollaro cresce, il dollaro crolla e così via. Vabbè, niente, era giusto per farci due risate. Torniamo a noi invece, torniamo a noi subito.
Leggero off topic, cosa pensi dell'amministratore delegato di Pfizer che ha venduto le sue azioni? E guarda, quando c'è di mezzo il denaro, guarda, e tutto scompare. Avrà speculato, avrà fatto insider trading, figurati, ci saranno stati dei numeri da circo. E la Bourbon Blue ha il colore più figo della rossa, ma guarda, è bella, cioè questa carta è veramente bella. Tra l'altro, quando mi è arrivata io pensavo che fosse metallica, in realtà no, è di plastica, però è veramente bella. Luca, conosci il progetto Keeper di Andre Cronje? Che ne pensi? Ne parlano bene. Guarda, sì, lo conosco, ci avevo dato un'occhiata ed ero indeciso se fare un video oppure no. Non l'ho ancora fatto perché è un po' complicato, non vorrei portarvi contenuti noiosi e solo per smanettoni, ci devo pensare. È molto interessante però, magari ne parleremo. Sapete quanto tempo passa per ricevere la carta di crypto.com? Guarda, a me hanno detto, io ho ordinato 15 giorni fa l'upgrade, ma hanno detto un paio di mesi che ci vorrà, ma ho chiesto al support, semmai chiedigli anche tu. Ciao, a quanto pensi potranno andare le varie land su The Sandbox? Conviene pensare di farci profitto subito oppure mettere in rent? Guarda, io credo, voglio evitare, io avevo investito in una land un po' di tempo fa, anche più di una in realtà, me le tengo, sai, perché voglio vedere come cresce il progetto, fare speculazione subito ha poco senso, perché ora come ora c'è ancora molto da dare e da fare, quindi non lo so, è ancora presto per realizzare profitto, mio personalissimo parere. Grande Luca, buonasera a tutti. Cosa pensi succederà il 15 con l'hard fork di Bitcoin Cash? Grazie come sempre. Penso niente, perché è completamente insignificante. Sia Bitcoin Cash che ancora di più il fork. Ciao Luca, lo so che l'argomento CRO viene citato sempre, ma vorrei sapere cosa ne pensi di questo crollo senza fine. Nel senso, quanto può incidere in negativo per l'azienda? Guarda, considera che hanno ribilanciato un po' tutto in funzione di questo. Non so se... qual è stata la causa e qual è stato l'effetto, a dire la verità, però io credo che si arriverà a un nuovo fair price in sostanza di CRO e da lì poi si ristabilizzerà e ripartirà da questo livello. È come fare un reset, diciamo, perché prima c'erano dei tassi più alti su alcune cose, adesso non ricordo bene neanche cosa, però ad esempio il referral l'hanno dimezzato, il costo per le carte è aumentato di 2,5 e quindi tutte queste cose hanno fatto sì che comunque si riprezzasse tutto quanto all'interno dell'ecosistema di crypto.com. Poi è molto complesso da capire appunto qual è la causa e qual è l'effetto, cioè se è venuto prima il deprezzamento, se è venuto prima l'annuncio di questo e ha causato il deprezzamento. Fatto sta che uno dei fattori che secondo me ha contribuito di più è il fatto che in crypto.com c'è il vincolo, no, per chi ha le carte ad esempio, di 6 mesi, e quindi magari chi aveva i CRO vincolati e si è trovato a vedere questo dump iniziato e i nuovi livelli ha detto: caspita, qua sicuramente scendiamo ancora. Appena ha potuto svincolare, ha svincolato e ha venduto, quindi l'inizio del crollo, l'inizio del downtrend ha portato a un innesco di un effetto domino che ha portato appunto a tutti quelli che hanno potuto e voluto svincolare per vendere a farlo in maniera abbastanza repentina, e questa è la conseguenza. Io ripeto, credo che arriveremo a stabilizzarci da qualche parte adesso, perché non è possibile continuare a crollare in questa maniera, proprio per lo stesso discorso per cui non si può sempre salire, non si può neanche sempre scendere, e vediamo dove andremo a stabilizzarci, perché questo è il grafico in Bitcoin, CRO USD. Andiamolo a vedere, sempre su OKX, ecco, vediamo, non lo so, magari, dunque, è moltiplicato di 2,5, non lo so, perché sicuramente non andrà a porsi a un prezzo che se lo moltiplichi per 2,5 ti riporta al prezzo precedente, però potrebbe assestarsi da quelle parti lì, stiamo a vedere perché è presto per dirlo. Dove siamo? Celsius ha avuto problemi sui DNS. Ah, ok, sì, hanno fatto un po' di manutenzione. C'era stato, hanno cambiato DNS, ok.
Sì, ok, per quello. No, pensavo sulla coin, ho detto, boh, cosa è successo? Ho sentito dire che rispetto alle possibilità di crescita della DeFi, anche la blockchain di Ethereum 2.0 sarebbe insufficiente. In che senso? Beh, a parte che sono proiezioni talmente future che, boh, è un po' prematuro parlarne. Grande Luca, da mesi che ti seguo, ma sempre in differita per poter aumentare la velocità del video, così riesco a vederne di più. Grande, no, ci sta, ti capisco benissimo perché insomma è lungo e Cro non può continuare a crollare. Bellissima questa. E, il nuovo lavoro non ti fa sentire un po' solo senza i colleghi che avevi prima? Stai da solo davanti ai grafici tutto il giorno? Guarda, bravo, hai sottolineato uno dei punti cardine, perché effettivamente una delle differenze principali è proprio la compagnia, no? La presenza fisica di altre persone. Io adesso, poi che c'è pure il lockdown e non si può nemmeno uscire, fare cose, andare in palestra, dove comunque anche lì conosco molte persone, ci chiacchiero e tutto, sto soffrendo un po' soprattutto questa cosa, però ti dico, con i miei colleghi per ora ci stiamo videochiamando praticamente tutti i giorni, praticamente un'ora al giorno, quindi non sento la loro mancanza. E poi per il resto ti dico, una delle cose che vorrei fare è proprio cercare di avere dei contatti sociali con persone, quindi magari andare in un co-working o comunque in un posto dove si può parlare con gente in sostanza e non solo stare davanti a un monitor, perché è importantissimo. Bene, amici miei, adesso io giro subito a vedere, dunque, dove siamo, sto scrollando rapidamente. Qualche altra domanda? No, ok. Allora, no, vi volevo girare sui grafici. Andiamo a vedere i grafici perché ne vale la pena, così arriviamo a un'ora. Non volevo farlo troppo lungo, ripeto, anche perché adesso vedo del gran verde oggi. Non è male come giornata. Partiamo da Bitcoin. Allora, il nostro caro Bitcoin, qui abbiamo evidenziato il nostro rising wedge, speriamo che non porti sfiga. In ogni caso, il discorso è questo: abbiamo avuto il vecchio pool di offerta che è stato rotto a rialzo ieri e poi abbiamo stabilizzato qua sopra oggi, ok? Questi sono gli ultimi aggiornamenti, poi ci siamo visti molto poco tempo fa. C'è stato anche un mini bullish retest oggi del pool di domanda stesso e adesso c'è un po' da vedere in sostanza. La domanda da farsi è questa: siamo in una situazione di falso break o abbiamo rotto e assorbito anche il pool di offerta convertendolo a domanda? Come facciamo a capirlo? Allora, i modi per capirlo sono questi. Il primo, ovviamente, è vedere le reazioni di questi giorni. Quindi voglio vedere, quindi sì a un movimento che può essere più o meno organico, quindi un movimento non troppo violento chiaramente, ma con volumi sostenuti, come la candela di oggi. Mi è piaciuta abbastanza perché è una candela discretamente insulsa, perché non dice molto, però i volumi sono alti, il che significa che ci sono stati scambi. Quello che non voglio vedere di contro è il pump, l'appiattimento con volumi pressoché nulli, perché quello fa accendere la campanella d'allarme BART. I BART sono quelle classiche situazioni in cui c'è un movimento manipolato, poi si appiattisce tutto quanto e poi solitamente si squeezza il movimento andando dalla parte opposta. Però si capisce perché nel frattempo non ci sono volumi, proprio perché la fase piatta non è partecipata, non è interessata al mercato stesso. La seconda cosa che mi piacerebbe vedere è appunto degli approcci magari al pool di domanda, come quello che c'è stato oggi, volendo, che si traducono in una lower shadow con discreta presenza, come oggi, eh? È vero, oggi alla fine non è neanche brutta come candela. Se fosse andato un po' più in profondità, meglio ancora, perché più attacco al pool c'è e poi assorbito, quindi con conferma di domanda, e più è significativo per il nostro scopo, ovvero dare conferma al fatto che c'è follow up di domanda, la domanda sostiene, ogni tentativo di dump viene assorbito, si accumula e quindi si carica in sostanza un'altra mossa rialzista. Cosa non voglio vedere? Allora, uno ve l'ho già detto, l'appiattimento dei volumi e l'appiattimento del grafico. La seconda cosa ovviamente è il breakdown, ovvero non voglio vedere un candelone che adesso mi buca a ribasso e si va a mangiare di nuovo il pool di domanda ritrasformandolo in offerta, perché altrimenti andremo a creare un pool di offerta ancora più grande che includerebbe anche il falso breakout e andremo veramente a complicare un po' le cose. Il target principale sarebbe 14,6 e dintorni e 14
10.000 nel caso in cui il dump fosse un po' più profondo. Bisogna fare molta attenzione, perché io mi immagino, anche vedendo appunto la candela di oggi, mi immagino che c'è molta esposizione long. Perché? Perché comunque non c'è mai stato un ritracciamento importante tale da scaricare un po' le posizioni long o indurre a take profit, e di conseguenza le posizioni long storicamente aperte sono ancora aperte. C'è chi di sicuro le ha aperte anche all'ultimo minuto, qualcuno anche stamattina, vedi questa candela con shadow di offerta, di domanda che assorbe il dump, altre posizioni long, magari qualcuno le ha aperte qui, qualcuno le ha aperte qui dentro, insomma di volumi se ne sono mossi, e di long anche. Guardate il volume profile, tra l'altro, che mostra come in questa zona, quella che va dai 15.200 ai 15.700 circa, quindi quest'area, ci sono stati i maggiori volumi. Quindi quest'area di fatto diventa un cluster di prezzo abbastanza interessante, e fa capire come fondamentalmente il vero e proprio range sia stato qui. Cioè questa è un'anomalia, non è neanche un vero e proprio range, è stato un falso breakdown che ci ha riportato qui dentro. Ci fa rivedere un po' il grafico sotto diversi occhi, ecco. E questo niente, solo per dire che c'è una notevole accumulazione, c'è una notevole sovraesposizione long, e in caso di una svendita impulsiva molto repentina, molti di questi long si potrebbero chiudere e andare a, cioè stoppare o liquidare, e andare a quindi pescare dai pool di liquidità sottostanti. E in quel caso lì sarà interessante vedere come reagirà la domanda. Non è così improbabile, quindi attenzione prima di dar per scontato che abbiamo vinto, che abbiamo fatto breakout, perché bisogna considerare il livello di estensione, ok? Io personalmente rimango della mia visione, quindi mi esporrei soltanto in questa zona. Probabilmente faccio la fine del meme dello scheletro sulla panchina che aspetta il ritracciamento, ma di correre dietro a tutti questi nuovi supporti neoformati in un grafico così esteso, sinceramente non me la sento. Preferisco stare a guardare. Nel frattempo Ether fortunatamente mi sta dando qualche piccola soddisfazione, perché ve l'ho detto, avevo i miei tre entry in questa zona, uno dei quali è stato fillato. Io spero ancora che me ne vada a fillare un altro, magari se Bitcoin inizia a strappare da qualche parte e c'è un impulso, un po' di volatilità, prima di ripartire, nel caso in cui voglia ripartire. In ogni caso sta facendo un pattern interessante, perché c'è il pool di offerta da affrontare in questa zona 294302. 0.0294 0.0302, e quindi questo pool di offerta ha innescato anche il mini dump che ha triggerato l'entry, un po' quello che avevamo detto su Telegram. Nel vedere questo pool di offerta avevamo detto benissimo, c'è più probabilità di un dumpino localizzato, e così è stato. Poi qua c'è il nostro solito supporto che vi ho descritto prima, che ha fatto da base al mio entry, ovvero il falso breakdown, reclaim, retest e via così. Chi invece volesse aspettare qualche conferma in più potrebbe aspettare il reclaim anche di questo pool di offerta, però bisogna fare attenzione in questo caso, perché ci avviciniamo molto a una resistenza forte 0.0318, che per me è addirittura un take profit parziale. Perché vedete, storicamente sempre, questo è sempre su time frame settimanale, qua è un vecchio top, quindi ha una resistenza molto molto importante, e di conseguenza visto il fatto che abbiamo fatto un downtrend discretamente duraturo sul breve, questo qui, e abbiamo comunque come base questa resistenza stessa che si è comportata in maniera significativa in diverse occasioni, il primo attacco dal basso, insomma, c'è buona probabilità che magari arresti, nel caso in cui il movimento fosse ancora ribassista, arresti questo colpo di reni di Ethereum. In tal caso io il take profit lo faccio, perché innanzitutto escludo il rischio della mia posizione, e in seconda battuta ho una migliore gestione, perché poi nel caso in cui facciamo il reclaim, lo superiamo, allora magari sono pronto a rientrare in seguito anche, magari sopra al nostro clusterino verde di 0.0335 che
osservavamo tempo addietro al suo reclaim. Altrimenti, se poi dobbiamo fare il così e poi dumpiamo di nuovo, se poi vedo un costrutto bearish su un time frame giornaliero, vado a chiudere anche il resto e chi si è visto si è visto. Però nel frattempo, appunto, mi sono messo avanti limitando il rischio. Torniamo da voi, via con le domande, ultimissime domande, avete 5 minuti. Luca, riesci a vedere Ocean Protocol BTC? In USD ha già fatto per 30 da marzo. Ocean BTC, eccolo. Allora, da marzo, perché non era ancora listato su Binance, è mica sia una cosa su Polkadot, se non erro, Ocean Protocol, di file storage su Polkadot. Tu mi hai chiesto Ocean BTC, però, sì, effettivamente. Sì. Guarda, purtroppo, adesso non so se c'è un exchange dove c'è più storico, forse KuCoin, sì. Allora, effettivamente, guarda, adesso sembra un'accumulazione, quella che sembra è di fatto un'accumulazione, che si vede meglio su time frame settimanale, perché abbiamo questo mega impulso rialzista, che è quello che dicevi tu, da marzo, poi c'è stato tre onde, tac, le classiche tre onde paraboliche, poi c'è stata una correzione e adesso c'è questo livello di resistenza abbastanza importante che è 3750 circa e dintorni, che vedo che sta sempre assorbendo tutti i tentati pump, respingendoli verso il basso. E quindi per ora l'offerta è ancora predominante, tuttavia il macro è bullish, quindi che dire, qua in basso abbiamo un livello che è questo, si potrebbe andare a osservare o un eventuale ulteriore dump fino lì e vedere la reazione che la domanda potrebbe avere in corrispondenza di quel cluster che facciamo verde, o altrimenti, al contrario, l'operatività speculare è attendere il reclaim di quest'altro cluster qua sopra. Queste sono un po' le due operatività che vedo. Nel mentre è tutto un po' a mezz'aria, poi non mi sembra che abbia volumi particolarmente alti e sul breve è laterale, quindi non viene voglia di operare sul breve. È molto laterale, non dà particolari spunti, quindi io aspetterei una di queste due situazioni. Ecco. Ciao Luca, un'occhiata a Tezos? Subito. Tezos, ce l'ho anche forse in watchlist. Tra l'altro era una roba iper mega bearish e tuttora la è. Tuttora la è perché effettivamente abbiamo l'origine dell'impulso bearish è da quando ha fatto il breakdown da questo mega range, così, tac, e ha innescato appunto la fase bearish. Poi, adesso questo lo volevo cancellare perché ormai non ci interessa più, e poi basta, non ci sono altri spunti perché continua a fare lower highs, lower lows e quindi è completamente bearish, è talmente ipersteso al ribasso che non viene neanche più voglia di shortarlo, quindi io sinceramente da Tezos ne starei fuori, quantomeno fino a dei segni fortissimi di domanda. Questo potrebbe essere un piccolo mini costruttino di bottom, ma non sufficiente, attenzione, a una posizione long, a meno per chi non volesse esporsi a un rischio esorbitante di posizione, altrimenti un segnale, un minimo significativo potrebbe essere il reclaim dei 1906 e comunque anche quello, insomma, si assorbirebbe l'ultimo impulso, quindi sarebbe un po' di segno di domanda che si è rinvigorita, però capite bene che ritorniamo a malapena al precedente low, questo per far capire la pressione ribassista che c'è su Tezos. Ripple sta pompando ma arriva sicuramente un pompiere. Sì, su Ripple, guarda, non ci opero più neanche sotto tortura, fammi vedere un po', sì, poi sta pompando, parliamone, dai, è morta, è sepolta completamente Ripple, no, mi rifiuto anche di guardarla. Ultima domanda, conosci delle altcoin legate alla tecnologia 5G? Oddio, non, hanno fatto delle altcoin legate al 5G? Non credo, dai, sarebbe peggio del 2017 altrimenti, non lo so. Consigli di vendere Tezos e accettare le mie perdite?
Guarda, ti dico, non, come sempre, dipende da cosa ti ha spinto a entrare in Tezos, cioè se è un investimento, se è una speculazione, che orizzonte temporale avevi, che scenari ti eri messo in testa, se lo scenario non si è verificato, perché se banalmente tu avevi detto io voglio entrare in Tezos perché io ho in mente questo specifico trade, avresti dovuto metterlo stop loss e saresti già dovuto essere uscito, suppongo. Se invece è un investimento perché ti piace il progetto, lo segui e dici io voglio allocare una frazione di portafoglio a Tezos, allora non c'è motivo di venderlo se sono sempre valide le ipotesi che avevi fatto in partenza. L'importante è capire se è speculazione o investimento. Amici, detto questo, io vi faccio un saluto perché siamo giunti al checkpoint di un'ora e vi ho promesso di non farvi aspettare, di non fare delle live più lunghe di un'ora, quindi noi ci rivediamo tanto tra pochissimo lunedì, così stiamo sul pezzo con le chiusure settimanali. Vediamo un po' che succede, poi se riesco martedì vi pubblico il video sulla crypto.com, così finalmente arriva anche il mio, sono l'ultimo, ma ci siamo, ve l'ho recensita per bene, un concentrato di informazioni. E poi, come qualcuno vedo che scrive, la piattaforma CeFi che ci hai anticipato, la sto finendo di analizzare per bene, ci tengo a fare le cose per bene e a farvela vedere, a recensirla soltanto dopo che ho catturato tutte le informazioni che volevo, senza fare cose troppo affrettate che non mi piacciono per niente. Detto questo, io vi auguro un buon weekend, ci vediamo lunedì, fate i bravi, occhi su Bitcoin, niente FOMO e basta. Alla prossima.